sa, lei è stato il primo a comprendere, perché il momento lo dimostra, ha avuto come omaggio dalla città un museo multimediale articolato in 16 stanze, di cui noi adesso le faremo vedere molto. Museo intitolato a 16 stanze? No, intitolato a Fiorentone, si chiama Stupor Mondi questo museo, e è articolato in 16 stanze, eccole qui. E noi adesso faremo un brevissimo giro per sapere il suo parere, perché se no una prova lo buttiamo giù. Lo chiudiamo. Facciamo fare una ripresa, diciamo, qui all'entrata. Guarda, che siamo entrati. Bellissimi ragazzi, okay. Qui è un odio, quindi forse credo che siamo meglio loro. Venite qui, più che noi. Ah, e funziona anche lei. Ok, siamo. Dottore. Che fai? C'è quella ragazza, diceva che fai le ragazze, mi hai detto vicino, loro, vedete di essere la magia, e andiamo, però lui dice già dei ragazzi più giovani. Ma lei lo dice così perché non è vero. Oh, mia moglie dice variamente, mi ricordo quando eri giovane. Franca, quando comunque, sorriso per noi, sì. Ok, diciamo così, siamo tutti del secolo scorso. Siamo tutti del secolo scorso comunque. Beh sì, allora. Questo è fuori da ricordo, perché vedo tutto, tutta roba che rimane nella storia, insomma roba. Quando ci attaccheranno, allora siamo a posto. Hello, thank you. Allora, la prima andiamo a visitare. La prima stanza è dedicata alla nascita, quindi abbiamo un'icona che è un punto di riferimento e lei attraverserà in un viaggio virtuale tutta la vita di Federico II. Viaggiamo adesso con Federico II? Viaggiamo con Federico II. Virtualmente. Ma cosa hanno visto? Allora, originale. Ogni stanza ha un pannello dove si è sintetizzato quelle che sono le tappe principali dell'avvenimento che si celebra all'interno della stanza. Quindi se lei vuole vedere, qui abbiamo le marche, poi improvvisamente cambieremo backstage e avremo il tempo in cui è nato. Vedi, questo lo riconosce?
Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi e questo all'ultimo atto che suggella l'installazione della statua all'interno della piazza dove è nato Federico II. È stato un iter sia politico che amministrativo lungo, perché la politica fin dalla consigliatura Belcecchi ha discusso, addirittura durante la consigliatura Belcecchi c'è stato un referendum fra i cittadini e una grande maggioranza aveva indicato proprio la collocazione in piazza Federico II, poi ci si è fermati e nella scorsa consigliatura credo all'unanimità il Consiglio Comunale ha impegnato l'amministrazione a traslare la statua di Federico II qui in piazza Federico II, in particolare nel cortile di Palazzo Ghislieri. Devo dire che quando mi è stata proposta, indicata questa strada, inizialmente non ero particolarmente convinto perché avevo solo ragionato sull'aspetto strettamente della logistica, di dove era stata installata la statua, e devo dire che era stata anche una scelta corretta da quel punto di vista. Poi però, approfondendo le questioni, devo dire che mi sono sempre più convinto che in realtà riportare Federico II intanto all'interno delle mura, pensate che un uomo del Medioevo di fatto l'avevamo collocato fuori dalle mura cittadine, e credo che questo fatto rappresenti l'aspetto più importante, cioè evidenziare, rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità, un senso di appartenenza legato a un personaggio straordinario, lo dicevo prima, l'ingegner Peralisi, che questa collocazione qui nel cortile Palazzo Ghislieri viene rafforzata e ha molto più valore proprio perché lo scorso anno di questi tempi abbiamo inaugurato il museo dedicato a Federico II, che racconta la storia straordinaria di questo personaggio. Dunque un valore assolutamente, fortemente simbolico che unisce, a mio modo di vedere, il comune sentire di noi cittadini jesini. Aggiungo che per quello che mi riguarda credo che questa è una tappa che va nella direzione anche di rafforzare l'aspetto turistico-culturale che non può essere tralasciato. La nostra città ultimamente è visitata da molti cittadini stranieri, molti vengono dal nord Europa e molti sono proprio attratti dalla figura di Federico II e della città che ha dato i natali a Federico II. Ha avuto un'importanza straordinaria il museo e credo che, come ho già detto, la collocazione della statua in questo cortile rafforzi questo concetto. Dunque ecco, ci sono diversi aspetti che mi fanno dire che siamo andati nella direzione giusta e oggi è un ulteriore passo verso quella direzione. Fatemi fare dei ringraziamenti intanto a tutti coloro che hanno collaborato per arrivare a questa giornata, alla Fondazione Carisi, al suo presidente che oltre che averci dato una disponibilità apprezzi veramente, contenuti per l'utilizzo del palazzo che poi è diventato il museo dedicato a Federico II, anche per la collocazione di questa statua ci ha agevolato nel collocarla qui, ma ci ha agevolato anche dal punto di vista economico, dunque lo ringrazio pubblicamente. All'ingegner Peralisi ho già detto, l'ho detto in diverse occasioni, ha fatto un regalo straordinario alla città, gliene saremo sempre grati e ripeto, la collocazione di questa statua qui assume un significato molto più forte proprio perché oggi qui c'è anche il museo dedicato a Federico II. Ringrazio anche la Fondazione Federico II von Stauffen che da sempre ha fatto un lavoro scientifico straordinario e che oggi è rappresentata dal neopresidente Mariani, a cui faccio i migliori auguri di un buon lavoro. E infine saluto e ringrazio
colui che ha realizzato la statua, l'architetto scultore Benedetto Robazza, che poi prenderà anche la parola, e ringrazio di nuovo tutti voi per essere qui con noi presenti a questa manifestazione. Grazie. Signor Sindaco, autorità, signore e signori, da sempre sono stato un deciso sostenitore della rimozione della statua di Federico II, a suo tempo posizionata al di fuori della cinta muraria della nostra città di Iesi, perché convinto che una nuova, più consona, dignitosa collocazione del monumento si rendeva, a nostro modesto avviso, necessaria al fine di rendere veramente omaggio alla prestigiosa figura dell'imperatore. E ci è sembrato naturale individuarne il nuovo sito proprio nella piazza a lui dedicata, una sede questa che notoriamente le notizie storiche e la tradizione popolare indicano come il luogo di nascita dell'imperatore. Tale opzione, io credo, sia stata ancor più felice se si tiene conto che nella piazza in questione sorge Palazzo Viglieri, un immobile di proprietà della Fondazione Carisi che, grazie all'iniziativa dell'ingegner Gennaro Pieralisi, presidente della Fondazione Stupor Mundi, e dalla collaborazione del Comune di Iesi, della Fondazione Marche e della Fondazione Federico II Austhafen, ora ospita il Museo Multimondiale che illustra la vita e l'opera dell'imperatore. Queste semplici riflessioni dimostrano quanto mai opportuna sia stata l'opzione oggi resa reale di trasferire il monumento nel cortile di Palazzo Viglieri. Una scelta che rende visibile la volontà unitaria della nostra città di rendere con il Museo Multimondiale e la statua l'omaggio dovuto a Federico II. Ed è davvero singolare il constatare come la vita spesso riservi a ciascuno di noi sorprese che sembrano a posteriori legate ad un filo sottile che di solito abbiamo definire destino. Su questa vicenda, infatti, mi sono trovato una trentina di anni fa come assessore regionale a sostenere in giunta la richiesta del comitato promotore della realizzazione della statua per l'elargizione di un contributo di 100 milioni. Ebbene, mai e poi mai avrei allora pensato, immaginato che 30 anni dopo mi sarei trovato in qualità di presidente Carisi a dover nuovamente cooperare con gli enti e le associazioni interessate per dare a quel monumento una nuova e più congrua sistemazione. D'altronde, l'epoca attuale troppo spesso ci costringe ad assistere ad una dissacrazione costante dei valori rappresentanti l'humus di una propria identità culturale che la tradizione e storia ci hanno tramandato, cosicché diviene difficile celebrare e valorizzare la figura e l'opera di coloro che hanno segnato l'identità di una comunità. Noi riteniamo invece che gli avvenimenti che hanno contraddistinto il tragitto storico di una società civile, sia che piacciono o meno, sia che siano condivisibili o meno, debbano rimanere vivi e presenti nella memoria della comunità che li ha vissuti, a monito del bene o del male che hanno prodotto con il loro manifestarsi. E non ci può essere dubbio alcuno che la nascita a Iesi dell'imperatore Federico II, Stupor Mundi, rappresenta il principale avvenimento maggiormente caratterizzante l'identità cittadina che non può sottrarsi al dovere di attualizzarne la figura e l'opera con iniziative significative come quelle già messe in atto, realizzazione del Museo Multimediale e all'attuale manifestazione che valorizza il monumento dedicato all'imperatore. Termino dicendo che questa linea di tendenza, finalizzata all'attualizzazione delle identità storiche e culturali caratterizzanti nel tempo la nostra comunità,
se portata avanti con la continuità e l'incisività necessarie, a me sembra non solo poter contribuire ad arricchire la conoscenza delle nostre radici, ma anche a sviluppare il tessuto economico e sociale della nostra città, facendo agio sul desiderio di conoscenza artistica e culturale che oggi anima, pervade e caratterizza il movimento turistico nazionale ed internazionale. Sono questi i sentimenti con cui auguro ai presenti e alla nostra comunità cittadina di proseguire con tenacia in questo formidabile sforzo teso alla piena valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico, artistico e culturale di Chiesi della Vallesina. Grazie. Buonasera. Cercherò di essere breve. Però comincio da quando ho fatto l'albergo che si chiama Federico II. Finito l'albergo, l'albergo era senza nome. Mi sono chiesto come cavolo lo chiamiamo? Chi è il personaggio più famoso di Iesi? Federico II. E quindi gli abbiamo dato questo nome, non solo perché l'ho ritenuto degno di un albergo, di un bel albergo, ma anche perché risvegliava un po' le radici della nostra città. Difatti, dopo l'albergo ha cominciato un treno che si chiamava Federico II, un'agenzia viaggi, un parrucchiere, cioè Federico II è rinato un po' una seconda volta a Iesi. Poi una trentina d'anni fa, come diceva prima, è venuta l'idea di fare un monumento a Federico II per collocarlo nel sito dove lui aveva avuto i natali. Ma questo monumento fatto non trovava il sito, non si era dimenticato dove era nato, viaggiava da un posto all'altro finché un giorno qualcuno mi disse: ma tu più al Federico II ci daresti un pezzo di terra? Guarda, dico, per me lo mettiamo lì all'ingresso, io ti faccio un bel piedistallo. Dico, però mi sembra che se Iesi fa un monumento a un suo personaggio sarebbe opportuno che avvisaste le autorità che facciamo questo. Io sono a disposizione. Avvisate le autorità avranno deciso in quel momento che la collocazione l'avrebbero trovata loro, però l'hanno trovata fuori le mura. E non era per me un sito soddisfacente, perché c'era gente che veniva qui in piazza Federico II e cercava un segno di Federico II. Ci abbiamo fatto un museo e finalmente posso dire sono felice perché Federico II ha trovato il posto dove è nato. E questo mi riempie di felicità, perché era uno degli elementi che per me Iesi deve cercare di ritrovare per andare a riprendersi le radici e quel posto che nella storia gli appartiene. Qualcuno diceva che la statua era bella, qualcun altro che era brutta, era troppo grande o troppo piccola. Io dico, un monumento intanto può essere bello, può essere brutto, ma perché tutti i cavalli con Garibaldi sopra o quei Cavour che stanno in mezzo alle piazze sono tutti belli? Io penso di no, però ricordano che c'è stato un Garibaldi, c'è stato un Cavour, e questo poi ce lo spiegherà meglio l'autore, ci ricorda che Federico II è nato qui. Abbiamo fatto due cose belle, uno il museo, uno abbiamo riportato la statua di Federico II nel posto che si merita. Io nella mia testa avevo anche un'altra idea, che ancora non è arrivata a conclusione. Ve la dico adesso, così un po' di cagnara si farà su questa. Perché a me piacerebbe che Iesi riprendesse anche il suo vecchio nome, Regia Città di Iesi. Al di là della politica, qui nessuno parla di riportare il re in Italia, ma Iesi si chiamava Regia Città di Iesi fino a dopo la guerra, dopo che è stata eletta per referendum la Repubblica,
e il nostro bravo sindaco Pacifico Calotti, per giunta ottimo sindaco, decise, e in quel momento poteva essere una decisione oculata, di togliere dal nome della città il titolo di Regia Città. Ma ora che questo rischio del Regio non c'è più, il Regio diventa un titolo storico della nostra città che ci permetterebbe di vendere molto meglio la nostra città se si chiamasse Regia Città di Iesi, che non Iesi che sembra un caffè brasiliano. Grazie. Buonasera a tutti, sarò anch'io molto breve. Beh, un'inaugurazione, al di là della solennità celebrativa, è sempre, sottende anche altri significati. Iesi, fu Iesi a aprire nel 94, in occasione degli 800 anni dalla nascita di Federico II, l'anno federiciano, che si concluse proprio il 9 dicembre del 95 con l'inaugurazione del monumento. Un'opera, io voglio ricordare, nata anche dalla felicissima intuizione del nostro primo presidente della fondazione che adesso presiedo, l'avvocato Gino Borgiani, che ebbe la felicissima grazie, che oggi voglio ricordare, e che proprio il 9 dicembre, non a caso, il giorno dell'inaugurazione, ne ricorreva il terzo anno dell'anniversario della morte. Lui ebbe la felicissima intenzione di costituire un comitato italo-germanico per l'erezione del monumento. Questa era proprio l'addizione del comitato. Grazie a questa intuizione si riuscirono a reperire le risorse, grazie alla Regione Marche, come è stato ricordato prima, ma anche grazie all'opera illuminata di tanti mecenati, anche tedeschi, che contribuirono alla realizzazione dell'opera. E questa è una cosa importante, perché già allora faceva capire quelle che potevano essere le potenzialità di una collaborazione anche internazionale. Tra l'altro l'opera fu realizzata anche, voglio ricordare, da due artisti, uno che è qui presente, che abbiamo qui l'onore di ospitare, il maestro Robazza, e l'altro il maestro Schwann, che purtroppo però è scomparso. Voglio ricordare anche il maestro Ippoliti, che ha curato la fusione del bronzo. Però la collaborazione fra queste persone dà l'idea di qual è l'importanza anche del monumento. E quindi questa è una cosa che voglio ricordare, così come voglio ricordare, come è già stato fatto, il posizionamento della statua, che finalmente trova nella collocazione all'interno della piazza che ha dato i natali al nostro illustre concittadino, anche secondo me ha un significato di quanto finalmente la città riesce a dare importanza ai suoi personaggi, e quindi è importantissimo secondo me che finalmente, come poi aveva già anche detto, io mi sono riletto il discorso della loro sindaco, che fin da allora promise di trovare un'adeguata collocazione all'interno delle mura cittadine. Quale migliore collocazione, quella della piazza dove lui probabilmente è nato, intitolata a lui, e soprattutto nel cortile di un monumento, di un museo a lui dedicato, che anche questa è una testimonianza di come la città di Iesi cominci a dare finalmente importanza al suo più illustre cittadino, che tra l'altro, come già stato detto, ci ha donato il titolo di città regia. Io vorrei concludere con un augurio. L'augurio che può essere dato dal ricordo della figura di Federico II, un uomo di pace, un uomo che in tempi non sospetti fu precursore anche in parte di un'Europa unita. E questo è soprattutto lo stupor mundi, cioè una persona in grado di far esaltare la scienza, far esaltare la cultura, far esaltare la bellezza, che sono fanno parte del nostro DNA, del nostro patrimonio. Questo deve essere uno stimolo per la fondazione, che da quest'anno ho l'onore di presiedere, che compie 30 anni, e deve essere uno stimolo, secondo me, per tutta la nostra città, che ha dato i natali a Federico II e che ne sappia fare uno strumento, secondo me, di veicolazione nel mondo. Quindi un monumento, un museo, che secondo me devono essere piattaforme per volare sempre più in alto.
Grazie. Signori, buonasera a tutti. Tanti di voi non sanno che se abbiamo questo monumento lo dobbiamo all'avvocato Borgiani, il quale si è battuto moltissimo. Perché? Perché praticamente, sì, gradirei un applauso per l'avvocato che si è battuto veramente tanto, sia praticamente per avere la parte burocratica e la parte dei fondi. Pertanto è stata quasi un'impresa allora. Lui mi ha contattato a Roma, sapendo praticamente i miei lavori che avevo fatto nel mondo, eccetera, e mi disse: guarda, se puoi praticamente con tutti questi referti che abbiamo, cose eccetera, comporre praticamente il viso di Federico II. E così praticamente io non ho fatto che assemblare uno con l'altro, eccetera, abbiamo tirato fuori questo viso di Federico II. Poi c'era l'impostazione, come fare un uomo del genere, uomo di fede e di cultura, eccetera. L'ho rappresentato, come adesso vedete, da una parte c'è il codex, che sarebbe le leggi, e dall'altra praticamente c'è la fede. Pertanto penso che è molto simbolico. Io ho cercato di fare il mio meglio, perché l'avvocato Burano ebbe... Scusate, ma mi inceppo, sono un vecchietto io, eh. Sapete che ho quasi 85 anni, insomma, eh? Ecco, pertanto. Allora, non fate caso con i nomi, con le cose, vedete, mi metto con un pezzetto di carta davanti per poter parlare. E così, come stavo dicendo, realizzato quest'opera, è stata accettata poi attraverso gli anni, questo che posso dirvi. Me l'ha affidata perché io logicamente ricorderete tanti di tutti i lavori che ho fatto nel mondo, partendo da Giovanni Paolo II, tutto il periodo del terrorismo è stato tutto il mio, dalla strage di Via Fari, Piazza di Così, Alto Moro, insomma praticamente tutto il periodo del terrorismo, oppure i monumenti più grandi, trovate praticamente non molto lontano da qui, penso a Termoli trovate quel grosso Padre Pio, oppure a Roma trovate la Madonna della Pace, oppure a Bari trovate terzo monumento nazionale. Insomma, praticamente i monumenti e i lavori sono stati moltissimi, ecco perché praticamente Borgiani si è rivolto a me, perché gli piaceva il mio stile. E poi praticamente conquistai, diciamo, l'America per semplice motivo che ho fatto rega negli Stati Uniti, dove gli hanno dato la Sala Roosevelt, però oggi siamo nella Sala Roosevelt in America. E anche lui però mi è partenuto farlo, perché avendo fatto tutto il periodo del terrorismo, anche Reagan a sua volta, se ricordate, ha subito violenza. Ricorderete, no? Tanti, le persone che hanno qualche anno, un pochettino di più, ricorderanno che anche Reagan ha subito violenza. E pertanto praticamente mi è stato affidato il lavoro per fare alla Sala Roosevelt in America. E pertanto l'America mi ha accolto. Ho passato degli anni là, poi in secondo momento l'avvocato Borgiani mi ha rintracciato e dice: guarda, abbiamo rimediato i soldi, le cose eccetera, ho passato la parte burocratica e rimediato i fondi e abbiamo portato avanti questo monumento. Questo monumento io sono partito praticamente da un bozzetto di 70 centimetri che ce l'abbiamo dentro la macchina, che lo dobbiamo adesso lo dono alla fondazione. Era rimasto mio personale, però è giusto che viene donato qui alla vostra città. Poi praticamente per l'aiuto, per lo sviluppo in grande, mi hanno preparato transenne, materiale eccetera, col vostro iesino praticamente Massimo Ippoliti, praticamente mi cederò a trovare tutta l'imparcatura, la preparazione eccetera, e io d'estate sono venuto qua praticamente a finire il monumento. Questo praticamente è il tutto che posso dire. Vi dico auguri, godete per il monumento e vedete voi se vi piace. Ringrazio tutti voi. Scusate, un ringraziamento di dovere che dovevo fare. Vedete, già vi ho detto perdonatevi. Un ringraziamento massimo a questi uomini di una certa intelligenza. Perché? Perché fare lo spostamento del monumento è stata la cosa più che grande. Certo, da fuori le mura, anche io quando davo un indirizzo, vedete agli il monumento,
a ritornare a Roma e dice guarda il monumento non c'è, l'hanno portato via, dico no guarda che c'è realmente, sembrava una cosa assurda. Oh, però lo dobbiamo praticamente, qui prima cosa diciamo c'è il sindaco Massimo Bocci che praticamente è sindaco di Iesi, poi ci abbiamo Alfio Bassotti, presidente Fondazione Cassa di Risparmio, che praticamente la Cassa di Risparmio sapete che partecipa poco di denaro, no? E si è fatto questo spostamento. Oh, Gennaro Pieralisi, presidente della Fondazione Federico II Super Mundi, e Paolo Mariani, presidente della Fondazione Federico II Hochstraut, qui difficile, non pronuncio il tedesco perché non lo conosco, forse in inglese vi servirei un po' di più. Pertanto un applauso a questi signori che hanno fatto questo lavoro. Ok, arrivederci a tutti. Sì, grazie. E soprattutto della città, questo è un trittico simbolico, è un libro che testimonia una volta di più quanto sia stato grande Federico II, che oltre al De Arte Venandi Cum Habibus, famoso nel mondo per l'arte della falconeria, ha scritto anche, ha seguito la scrittura dell'arte di curare il cavallo. Siccome lei sarà sempre un cavallo vincente, ecco che questo era il libro idoneo per lei. E la penna della Fondazione, perché lei porti sempre nel mondo il messaggio prezioso che ci ha lasciato e che insieme a questo messaggio anche la città di Iesi vuole con lei, e poi il museo che è veramente il trampolino di lancio per questa figura e per poter portare comunque Iesi nel mondo, è una, chiamiamola così, una borsa che rappresenta anche l'amore, la serenità e la grandezza all'interno della figura. Ho fatto una cosa meravigliosa, perché praticamente questa cosa è eccezionale. Penso che è la prima volta al mondo che si fa un museo del genere, perché non esistono musei del genere. E pertanto anche qui avrete molto turismo, specialmente i tedeschi. Tedeschi ne prende talmente tanti, e il signore là che ce l'ha aperto, praticamente perso tanti tedeschi, no? Un altro applauso anche alla dottoressa qui, e i complimenti per questo enorme lavoro che è stato fatto. Qui ci abbiamo praticamente il signore di Borgiani. Lui è venuto da me quando era bambino. L'ho ritrovato così alto, mi manda in testa, vede? Allora lui praticamente era piccolino quando venne il papà, e adesso lo ritroviamo che ha seguito le orme del papà, perciò pertanto siamo contenti, un applauso va anche a lui, no? E alla dottoressa, grazie a lei dottoressa, grazie. Però è che servono dei mecenati, perché anche questo museo lo dobbiamo a chi ha avuto anche l'intuizione dell'albergo. Non parto l'intuizione, ma l'abbiamo, l'intuizione sì, ma l'abbiamo anche pagata. No, calcolate le cose, perché non lo so, non è più. Allora io l'ho detto più forte, quindi non posso apparire. Vabbè. Thank you.
sono? Ecco. Che potevo dire, non potevo contestare. No, chiaro, no, però era un posto sbagliato, era di Silvio, era di Silvio. Io voglio, ma dimenticato. Non dimenticate, il figliolo che era vicino, perché ne era vicino? Perché no, io ho lasciato, Brava Claudio, mi capisco. Lei, qua, a me. Signora? Lei, a me. La signora Borgiani, penso che se c'è ancora il marito, era contento praticamente. Oh, no. Grazie. Un applauso alla signora Borgiani. Grazie maestro, un applauso a lei che ha fatto grazie, a lei che è venuta, a trovarci. Sì, albanese, origine albanese, non è da tutti, è un albanese, viene da consigliere Agnese, dove Federico II è nato, lo so, ma complimenti a lei gli anni che c'ha, Madonna, io pensavo 60 anni, veramente, complimenti, anche per il grande dono che ci ha fatto, è mai scusa. Vabbè, sono infermiera, il problema c'è, sì. Abbiamo la consigliera Linda. Grazie. Bene, fai bene. Non fai niente. Vieni. Ma hai qualcosa in mano, vieni.